Samuele Pappi, dopo una serata così ci hai ripensato? No, la serata è bellissima, ringrazio tutti, veramente stupenda, me la porterò sempre nel cuore, ma basta, è finita, smetto, sicuro, 100%. Qual è stato il momento più emozionante? Ah no, beh, quando è entrato mio fratello è stato molto emozionante perché mi aveva nascosto tutto, cioè non lo sapevo, quindi lì ho avuto un po' di difficoltà, però ho tenuto botta. Pensavo Zlatano piangesse di più, invece ha tenuto bene anche lui. È difficile anche riassumere in 10 minuti, un quarto d'ora, una carriera come la tua. Sì, comunque è stata veramente lunga, sono molto contento della mia carriera, ma non solo per i risultati, per quello che comunque ho vissuto, per le esperienze che ho fatto, mi ha insegnato molto, quindi anche questa è stata una parte importante della mia vita. Dicono tutti Pappi deve smettere, però in realtà oggi oltre a Zlatano che ha annunciato che smetterà c'erano Luca Tencati e Alessandro Fei, c'era Bagnoli tuo allenatore, insomma, quindi vuol dire che la vostra classe va avanti? Sì, speriamo di sì, noi abbiamo mollato, sono rimasti in pochi comunque, non è che ce ne sono tanti. Faccio un grosso in bocca al lupo sia a Tenka che a Fox per andare avanti ancora un paio d'anni.